Mi preparo con voi, finalmente chiacchieriamo insieme. Oggi sono andata a realizzare questo trucco semplicissimo, spero che vi piaccia, vi lascio al video. Ciao! Sapete che i miei mi preparo con voi sono chiacchiericci e i get ready with me invece sono quelli che vanno con la musica. Mi mancavate tantissimo, mi mancava parlare davanti alla videocamera e provare insieme nuovi prodotti e parlare anche un po' di make up, quindi oggi sono qui a registrare. Allora, ho già fatto le sopracciglia e ho utilizzato il brow liner gel di Inglot numero 19 che sto utilizzando da quando praticamente l'ho ricevuto, ed è un colore perfetto per le mie sopracciglia perché non è né troppo marrone ma neanche troppo grigiastro, troppo freddo, quindi è top. Metto la crema viso. Ultimamente sto utilizzando la Fair Organic Vegan della Phyto Balance, che sarebbe una crema alla malva e aloe vera, che ho ricevuto nel kit di quando ero andata a Berlino, ed è una crema appunto vegana, leggerissima ma abbastanza idratante, che la uso però come base viso per prima del trucco, perché la utilizzavo la mattina quando ero a Berlino, poi quando sono tornata ho continuato a utilizzare le mie solite cremine. Si assorbe praticamente subito, non so dove la potreste reperire. Vabbè, è questa qui, non so se l'avete mai vista, anche la marca non l'ho mai sentita. E poi è un profumo anche buonissimo. Dopo aver steso la crema, parto con il primer e volevo utilizzare, non è proprio un primer, è un siero illuminante con all'interno il miele e il collagene, che questo qua di NYX mi è arrivato, l'avete visto nell'unboxing del video di settimana scorsa. E ha tutte queste pagliuzze, una cosa molto, sembra molto filamentosa, con all'interno tutte queste pagliuzze dorate, una spatolina dentro per applicarla. Non ho ancora provato com'è, quindi è la prima volta che lo provo, e guardate che è super filamentoso, sa proprio di profumo. Vediamo com'è, secondo me non ne va messo troppo perché è già abbastanza umidiccio così, secondo me poi peggioro la situazione dopo col fondotinta. Come vedete ho dei nuovi amici, questo perché ho iniziato di nuovo a bere il latte e si vede. Infatti devo iniziare a toglierlo perché, come sapete, la pelle mi è cambiata tantissimo. Se guardate i vecchi mi preparo con voi si vede la differenza proprio abissale. Questo perché sapete che ho preso degli integratori sostitutivi alla pillola anticoncezionale, ma questo lo sapete già perché ogni volta vi stresso, vi faccio due cose così nei weekly. E vabbè, per chi non lo sa, questi integratori mi stanno aiutando tantissimo con il ciclo, con le ovaie policistiche, perché ce le ho tutte e due policistiche, non so mai se dirlo in plurale o singolare, e anche con la pelle, mi hanno aiutato tantissimo con l'acne, e non sono specifici per l'acne questi integratori, quindi vi consiglio di informarvi prima bene dalla vostra ginecologa e poi vedere che cosa vi consiglia al meglio, perché ovviamente sono comunque... questo è un farmaco, cioè, anche abbastanza naturale, quindi non fa male come potrebbe far male una pillola anticoncezionale, sono molto contenta di questo, però l'alimentazione fa tantissimo e si vede perché appunto sto mangiando malissimo, nel senso che ho reintegrato cose che avevo tolto come i latticini, queste cose qui, e la mia pelle infatti si sta sfogando per bene. In questo mi preparo con voi cercherò di dirvi anche i prodotti che utilizzo, dirvi come mi trovo insomma. Questi qua sono i color correcting stick, che li ho inseriti anche nei preferiti perché sto utilizzando solo questi per correggere le discromie, per correggere tutti i segni dell'acne. Super super sfumabile, modulabile, bellissima, durano un sacco. Quando li tempero, voi sapete, quando temperate insomma c'è anche la parte, buttate via purtroppo anche la parte buona, io non la butto via, quindi quando tempero prendo anche la parte temperata e utilizzo anche quella, quindi non c'è, cioè, proprio sfrutto tutto. Questo qua si chiama Get Less Red ed è appositamente per le zone rosse da spegnere, ecco, diciamo così, e io lo utilizzo sopra
sopra tutte le mie macchioline. Però non so quanto sia igienica questa cosa del matitone che va direttamente sopra l'acne. Forse è meglio spalmarvela qua sul dorso della mano e poi andare a picchiettare col pennello, col dito. Tanto li uso sempre io. Al massimo mi trasporto in giro un sacco di microbi, che bello. Questo qua invece è il Look Less Tired Dark. Questo è l'arancione più scuro. Sto utilizzando questo perché l'altro non mi copre molto, è un pelo più chiaro. E lo utilizzo in questa zona qua. Non vado oltre, praticamente dove vedo un po' il nero delle mie occhiaie, vado semplicemente a scriverci sopra con questo arancione. E mi fermo dove il nero finisce, non vado oltre, perché altrimenti vado a portare questo colore dove non serve. Lo porto anche un po' qua perché sono sempre troppo nera qua. Dopo esservi dipinte la faccia da cavo, siete pronte per uscire. Adesso con la Beauty Blender e non lo sfumo da solo, un correttore che sia un correttore, non un correttore illuminante che utilizziamo magari molto chiaro per fare l'highlighting. E questo qua è il Born This Way di Too Faced, è il Naturally Radiant Concealer, non mi piace per niente. Ad esempio, io utilizzo tantissimo il Naked Skin, questo è già il terzo che utilizzo, tra l'altro è nuovo, l'ho appena aperto. Ed è chiarissimo, infatti lo utilizzo in queste zone per andare a illuminare quando vado a fare il contouring e l'highlighting. Questo speravo, chiaro com'è, come sembra, speravo fosse come quello lì, invece no, è un correttore normalissimo che... cioè si sfuma troppo e poi tende ad andare via, è come se non avete messo praticamente niente, almeno così penso. Quindi lo vado a utilizzare in questa zona come, proprio come correttore e per aiutarmi a sfumare. E vado a sfumare con la Beauty Blender. Vado a stendere il fondotinta. Il fondotinta che utilizzo io non so che cosa sia, perché quando sono andata a Berlino ho messo due tipi di fondotinta. Avevo messo Marc Jacobs e forse MAC in due diversi contenitorini e non mi ricordo quale dei due è questo, però vabbè, lo vado ad applicare con la Beauty Blender. Mi sa che è l'NV13 perché è abbastanza chiaro. Sì, tra l'altro quella poca abbronzatura che ho fino a che non arriva il pieno inverno si vede, cioè guardate, ho un sacco di video che voglio fare, un sacco di idee di video che vorrei fare. Infatti ne ho parlato anche nel weekly, che mi piacerebbe tanto per questa cosa oh mio Dio, siamo oltre i 100.000, sono troppo contenta. E grazie, grazie, grazie ancora. Sono veramente, veramente contenta. Come ho detto nel weekly, non ho mai guardato i numeri, non ho mai guardato queste cose perché sinceramente non sono su YouTube per quello. Però sapere che siamo più di 100.000 persone mi fa strano, veramente, è un traguardo che non guardavo, ma in realtà fa super piacere questa cosa, quindi grazie che mi supportate, che mi seguite, che mi scrivete, sappiate che vi leggo veramente tutti, anche se non rispondo sempre e non rispondo a tutti, sappiate che comunque io vi leggo. Non vedevate l'ora voi che io magari, perché a me sinceramente, come vi ho detto, non è quello che conta, non sono i numeri che contano, ma è quanto affetto ci dimostriamo a vicenda e se c'è effettivamente poi qualcuno che mi segue realmente, e perché i numeri sono numeri, è poi la realtà che conta, insomma. Vado ad applicare il Naked Skin. Sono contenta di questa cosa perché stasera pianifico un attimo e avevo delle idee per questa roba per questa cosa dei 100.000. Si usa fare un video per i 100.000 o i vari traguardi, insomma. E pensavo di fare... uno mi ha scritto Fai I Call You, dove vi chiamo. Oppure fare anche... un Q&A Snapchat dove vi vedo, non lo so, boh, ho un po' di idee, quindi le butto giù e poi magari nei prossimi video ve ne parlo meglio. Adesso applico la cipria. Allora, non riesco a trovare una cipria, cioè non ho, tra tutte le ciprie che ho, che non ne ho tantissime in realtà di ciprie, è una cipria per il baking, una perfetta che rimane lì, perché tutte quelle che ho sono tutte per la maggior parte HD e quindi vanno via, cioè non so come spiegarvi. E adesso sto provando questa qua di neve, che non l'avevo ancora aperta. Questa qua è la Surreale. Ok, non sembra male. Questa cosa del baking lo sto facendo da quest'estate e questa cosa mi piace tantissimo, perché praticamente assorbe dove deve assorbire e mi crea uno stacco per poter lavorare meglio sul resto del viso. Cioè, ad esempio adesso ho fatto questa cosa che faccio molto ridere, lo so, mi concentro sugli occhi e lascio che tutto il resto rimanga così com'è. Volevo utilizzare, che sto utilizzando ultimamente, la Chocolate Bar, quella Original, la 1,
di Too Faced. Come base utilizzo il chiaro White Chocolate e poi vado nell'angolo esterno con Cherry Cordial, Gloria, cioè la puoi fare. E poi sì, farò presto anche, mamma mia che profumo di cioccolato che sale intanto. E poi sì, farò presto anche il video dei minerali, perché mi è venuto in mente adesso guardandomi non termino questo. Quindi come faccio meditazione, di come mi sono avvicinata a questa cosa, come faccio meditazione con mia mamma, che tipo di musica utilizziamo, che meditazione facciamo, tutte queste cose qua. Quindi tranquille che questo video uscirà bene. Sto cercando di prendermi un giorno per poterlo strutturare bene, perché ovviamente voglio che voglio parlare di ogni cosa, non voglio sia caotico come video, voglio spiegarmi bene. Quindi sto aspettando di mettere giù 4 righe e poi elaborare bene il video e farvi un video carino. Con questa cosa del baking è un po' come quando si usava mettere la cipria sotto, si usa mettere la cipria sotto quando magari usate dei colori scuri, degli ombretti scuri che vi cadono sulla guancia, dopo quando andate a togliere tutta la cipria non vi sporcate questa parte qua, quindi è molto comodo anche per questa cosa qua. Avviso per tutte le cartopazze: avete qualche nome di agenda figo per l'anno che verrà da consigliarmi? Perché la discagenda è tipo gli sgoccioli. Purtroppo poi quando l'avevo ricevuta dopo gennaio, se non ricordo male, utilizzo anche la discagenda perché segno le cose tipo un po' più lunghe, no? E quindi mi serve un'agenda anche grande per casa. La Kiki K non so, costano un sacco i refill della Kiki K, quindi se magari avete un'alternativa, e poi ora che arrivano e ora che... cioè ho sempre il terrore della Kiki K per la dogana, se avete qualche idea, cioè non so, qualche cosa da consigliarmi, voi cartopazze che mi guardate, sono qua e aspetto un vostro consiglio. Quali agende avete scoperto nuove, che cosa mi consigliate? Ho composto la mia palette Mutation di Veneve Cosmetics e ho messo dentro questi ombretti qua. Non chiedetemi i nomi perché non me li ricordo, ma nel video unboxing ve li faccio vedere e vi dico i vari nomi, ma anche sul sito di Neve potete trovarli. E utilizzo questo qua chiaro bianco riflessato di viola, bellissimo, in questa zona qua. Ma è bellissimo, mi piace tantissimo. Poi prendo questo color taupe, sembra, lo uso come transition color, sempre con un pennello da sfumatura, ecco qua, taupe. Oh Dio, sto male, sono molto a posto. E wow, mi piace. E volevo anche utilizzare questo qui, però lo volevo utilizzare con le dita, quindi spacciucarmi per bene. Oh mio Dio, wow, mamma che bello violetto, top. Lo vado già a sfumare col dito e dopo nell'angolo interno andiamo a stendere di nuovo magari lo stesso bianco riflessato. A volte quando mi concentro mi esce la S così, fantastico. E adesso nell'angolo interno stendo sempre questo bianco, molto Mutations. È uscito un video di Prima Vichinga dove con lei a Berlino, insieme a Chiara delle Double C e Federica, l'amica di Chiara, e altre ragazze argentine e di altri stati, insomma, abbiamo assaggiato questi dolci argentini. E anche un tè buonissimo, che sembrava proprio un tè verde, però è piaciuto solo a me, a quanto pare. E niente, assaggiamo tutte queste cose. Se mi ricordo vi metto il link nell'info box di Prima Vichinga. Tra l'altro, alcune ragazze hanno commentato, alcune follower di Prima Vichinga hanno commentato dicendo: sono qui per Prima Vichinga, ciao dall'Argentina, sono state carinissime, veramente dolcine. E niente, fa ridere, andatelo a vedere. C'è Gloria che tenta di parlare in inglese e esprimersi in modalità assaggio. Adesso vado a togliere la cipria in questo modo. Allora, come contouring, non vado a fare un contouring chissà come, utilizzo Cameo Gotham di Nabla, queste due cialde qua, faccio un mix di queste due e vado a fare un po' di contouring. Simpatica questa tenda, andate a vedere sto video perché sono molto contenta di come è uscito. Ci sono dei pezzi che ha tagliato Prima Vichinga che erano veramente esilaranti, facevano ridere. Tipo quando abbiamo assaggiato ste caramelle, che erano delle caramelle fuori, sembravano dolce de leche, buonissime, proprio caramellose.
e poi appena le spaccavi dentro usciva tutto il frizzi pazzi, quindi facevi tipo così, no? E ho fatto una faccia stranissima, infatti si erano messe a ridere tutte quante, la solita pagliaccia Gloria, però cioè non so perché ha tagliato quel pezzo, era bellissimo, spero che non sia perché sono anche sfigata con le videocamere degli altri e quindi il video si era magari cancellato, perché c'è stato un momento che mentre stavamo registrando la videocamera si era spenta e non andava più, aveva forse finito la batteria o la memoria, non mi ricordo. Proprio porto sfiga anche agli altri queste cose. Parte fichissima, illuminante. Questa qua è la Strobe of Genius di NYX, che mi è arrivata anche qua nell'unboxing che avete visto. Questa cialda centrale che è spettacolare, ma questa che è proprio champagne, cioè sono tutte bellissime. Wow, ciao. È molto leggera però, non è molto pigmentata. Illuminami di mezzo. E adesso vado a mettere successivamente il mascara. Non metto né eyeliner né niente perché non mi va. Mi piacciono anche un po' gli occhi così, cioè tipo senza che mi vanno a chiudere troppo, mi fanno lo sguardo così. Di mascara sto utilizzando il Volume Curve Divine di Deborah Milano, che mi piace tantissimo perché non mi va ad appiccicare le ciglia, ma le volumizza davvero. Non so voi, ma ogni volta che mi trucco mi cola un sacco il naso. Ma poi, soprattutto dopo che ti sei messa il fondotinta, ti sei messa qualsiasi cosa possibile e immaginabile sul viso, e senti questo naso che inizia a gocciolare, e tu sei no! Appena fai così, poi ti lasci la striscia di pelle naturale. No, vabbè, assurdo. Che poi normalmente magari tutto il giorno non ti cola per niente il naso, però mentre ti trucchi o ti viene da starnutire mentre stai stendendo il mascara, o dopo che ti sei steso il mascara ti viene da starnutire, cioè sto naso ci fa tribulare. Come prodotto labbra vado ad utilizzare Deep Injection Glossy di Too Faced. Questo qua è il milkshake, nella colorazione milkshake, cioè praticamente come se non ho su niente. Ha questa perlescenza dorata. In videocamera non mi dispiace, però a vedermi dal vivo mi faccio un po' schifo. Comunque, questo passa il convento perché non ho voglia di cercare gli altri. Però non è male, non lo so. Devo un attimo vedermi. E la cosa che mi fa ridere di quando metto il gloss, che parlo tutta con la P, la P diventa tutta P. Piccolo aggiornamento, mi stanno pizzicando da 3 ore le labbra, che sembra che ci ho spalmato su il tabasco. Capisco perché si chiamano injection, perché sembra che vi stanno facendo le iniezioni live. È fastidiosissimo. Mi ero dimenticata che c'era l'effetto plumping e quindi pizzica un po', ma non pensavo così tanto. Questo era il make up, i miei capelli sono adesso da acconciare, da asciugare, da fare. Spero che questo Mi Preparo con voi vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!